Ai. Oh no. Aspetta un secondo. Oh no! Ragazzi, credo di essermi fatto la cacca addosso. Oh no, Eli, che schifo! Oggi ho deciso di fare una sorpresa a Nina. Esatto, qual è il piatto che Matti sa cucinare meglio di tutti gli altri di tutto il mondo? Incredibile. Esatto, la carbonara. Da come vedete, le padelle, le pentole sono già pronte. Nina non se l'aspetta assolutamente, perché adesso lei sta prendendo il sole, perché siamo nella villa degli youtuber, e io invece sono qui solo soletto a cucinare. Speriamo venga bene. Tutti gli ingredienti sono pronti: pecorino, guanciale e uova. Mettiamoci al lavoro. Questo è uno dei miei momenti preferiti, perché guardate, qui ci sono due uova e io le devo rompere. Pam! Colpita in pieno e voilà, uovo numero uno. Guardate quest'altro. E one, e two, e one, two, three. Boom. Sono un vero chef. Mettiamo anche l'ultimo uovo. Boom. E adesso giriamo. Guanciale nella padella. Ah, ovviamente non è solo per noi due, la carbonara. Non è che ne mangiamo così tanta. Ci sono anche i nostri amici. Ma Matti, quanto ci mette a preparare il pranzo? Ho fame, gli ho detto fai un'insalata veloce. Invece si sta mettendo 2 ore per fare questa insalata. Vabbè, sentite, io mi vado a sedere a tavola. Matti arriverà, spero. Wow, che bella! Mamma mia, avete visto? Adesso mettiamola all'interno del piatto. Facciamo un bel piatto per Nina, buonissimo. E voilà, andiamo a fare questa sorpresa. Hai fame, Nina? Sì. Ok, ti ho preparato una cosa così, una cosa tranquilla, una pasta con uovo, guanciale. Mi hai preparato la tua carbonara? Sorpresa! La posso assaggiare? Anche io. No, aspetta, prima io. Devo sapere com'è venuta, solo per questo, Ti piace? Buonissima. Aspetta, ora questo è per te. È incredibile. Beh, grazie, ma tu non mangi? Certo, ho tutta la mia pasta nella padella, la mangio direttamente lì, che fame. Matti, ma che fai? Ho mangiato tutta la pentola di carbonara. Cosa? Come tutta la pentola? Ma ora sarai pienissimo. Esatto, hai capito bene, sono super pieno, ma ne valeva la pena, era troppo buona. Sì, hai ragione, era troppo buona, però l'hai mangiata troppa, erano almeno, che ne so, 500 grammi, cioè un pacco intero. Forse ho esagerato, ho bisogno di movimento. Cioè? Mi devo allenare. Vabbè, io vado a mettere questa via. Esatto, io mi allenerò. Ecco qua, farò un po' di allenamento. Sì, farò un po' di allenamento, c'è un'ape, aiuto. Ape, vattene via, lo so che ho la maglietta gialla, ma l'ho colpita, ok, se n'è andata via. Esatto, farò un po' di allenamento così mi passerà questa pancia super piena e dimagrirò subito. 3, 2, 1, via. Cambiamo esercizio, questo è troppo leggero. Flessioni. Un, 3, 9, 10. Ora però fa troppo caldo. No. Così non posso continuare. Fa troppo caldo. Siamo a ora di pranzo. Non posso allenarmi sotto il sole. Aspetta, ho un'idea. Mi farò una nuotata. Lo sport continuerà. Ma continuerà in acqua. Pronti a entrare? Oh, è un po' fredda, lo ammetto. Ma è ciò di cui ho bisogno. Una bella piscina quasi congelata, direi. Che mi farà fare tante belle vasche di nuoto. Un po' di riscaldamento. Robby! Ciao Robby! Hai per caso visto un cappello rosa? Sì, è sulla tua testa. No, toccati la testa con la mano. Esatto. Ah, eccolo! Visto che sei qui, no? Ti voglio chiedere una cosa. Secondo te come faccio a dimagrire, ecco, devo smaltire dal mio corpo circa 2, 3, 5 piatti di pasta alla carbonara? 5 piatti di pasta alla carbonara? Sì, nel modo più veloce possibile, però. Ci sono. Questa è una tecnica giapponese, credo. Ok. Devi fare tutta la vasca, non a nuoto, ma saltellando, così, a piedi uniti. E saltelli tutta la vasca. Ok, va bene, ci proverò. Grazie, ciao. Ok, allora che abbia inizio la missione. Ciao carbonara dalla mia pancia. Via. Ha detto che era così, vero?
saltello. Ci metterò tantissimo ad arrivare dall'altra parte della piscina, però. Non ce la faccio più. Da quant'è che sto saltellando? Finalmente l'arrivo. Oh, ce l'ho fatta. Aia. Che cos'è stato? Ho avuto uno strano dolorino qua. Vabbè. Aia, di nuovo. Aia, cos'è? Non lo so, è qui, sullo stomaco, sulla pancia. Ai. Ho lavato tutto. Matti, ma che cosa stai facendo? Oh no, hai mangiato troppo. Ma sei pazzo? Ciao Ninna, che c'è? Ti sei buttato dopo che hai mangiato una teglia intera di carbonara. Esatto, non è che dopo che ho mangiato, mi sono buttato perché ho mangiato una teglia intera di carbonara. Devo dimagrire. Vabbè, senti, cavoli tuoi, io non ne voglio sapere niente. Mi vado a sdraiare. Questa tecnica di Robby non mi fa impazzire, questa del saltello. Io voglio fare proprio, una vera e propria nuota. Ai, basta pancia, hai rotto. 3, 2, 1. Ai. Oh no. Aspetta un secondo. Oh no! Ragazzi, credo di essermi fatto la cacca addosso. Oh no, è lì. Che schifo. Ecco che cos'erano quei crampi alla pancia. Forse, ecco, beh, la tecnica di Robby, il saltello, non è servita molto a farmi dimagrire, ma mi ha fatto fare la... Ecco, beh, avete capito, no? L'acqua è troppo fredda, poi mi sta facendo male la pancia. Devo chiamarla assolutamente Ninna, ma mi vergogno. Cioè, insomma, io sono un ragazzo, ho 20 anni e mi sono fatto la pupù. Anzi, l'ho fatta nella piscina. Ok, devo prendere coraggio. Ehi, Ninna. Psst. Ehi, non posso farmi sentire dagli altri. Ninna! Che c'è, Matti? Psst, ehi! Che c'è? Vieni qua, vieni! Che c'è? Ecco, ai, è successa una cosa un po' imbarazzante. Non capisco, Matti, che cos'hai? Ecco, beh, hai visto, no, che io ho mangiato tutta quella pentola di pasta? Sì! Avevi ragione, mi ha fatto molto male la pancia e quindi adesso sono in acqua e mi fa male la pancia. Esci allora. Ecco, c'è un piccolo problema perché guarda cosa ho fatto. Matti, ma che cos'è quello? È la pupù. L'ho fatta nella piscina perché non sono riuscito a uscire in tempo. No, tu stai scherzando, hai fatto la cacca. Sì, l'ho fatta la cacca. Adesso è tutto puzzolente qui. Ma che schifo, hai fatto la cacca in piscina. E adesso come facciamo a levarla? Matti, ma io che ne so, non mi voglio occupare della tua cacca. Ora tu la prendi e la butti nel water. Che schifo, ma non mi devi chiamare quando succedono queste cose. Non entrerò mai più in quella piscina, te lo dico, che schifo. Ora prendi questo e toglila dalla piscina prima che devo chiamare un disinfestatore. Ok, diamo prima un'occhiata da lontano. L'avete vista? E adesso useremo questo per recuperarla. Oh no, non riesco! Prova con questi! Grazie! 3, 2, 1... L'ho presa! Hai visto? L'ho presa! È questa la mia pupù! Sì, Matti, no! Non voglio vederla! La devi andare a buttare, che schifo! E poi devi far ripulire tutta la piscina! Sono sempre stato curioso di una cosa. Cosa? Ok, pensavo che una volta messa nell'acqua la cacca non puzzasse più, invece puzza comunque! Senti, tu fai proprio schifo comunque, beh... Mamma mia! Per smaltire tutta quella pasta, anche io devo darmi da fare. Ah, Matti! Ciao Robby! Come stai? Io devo dire la verità. Sto sudando da un bel po' perché anche io mangio tanto e voglio smaltire. Ok, mi raccomando, continua ad allenarti. Fai proprio. Ok, proprio qui.
un attimo che mi devo riprendere. Sì. Hai detto che hai mangiato un sacco di carbonara. Ecco, come? Mi sono sempre chiesto, ma tu come la prepari la carbonara? La preparo con la pasta, l'uovo e il guanciale. Adesso devo andare, ciao. Un secondo, ma... E che guanciale hai usato? Perché sembra che è andato a male, cioè c'è puzza di fogna qui. Esatto, devo andare a controllare proprio quello. Forse l'ho lasciato in frigo e adesso puzza. Vado, ma eh. Sei sicuro? Perché... Che cosa hai lì? Niente. Non mi sembra niente. No. Allora, batti le mani se non hai niente. Le mani, entrambe. Questa è la testa, ci vuole un'altra mano così, però ecco, con la tua. Che abbiamo fatto, bravo. Matti, che cosa gli dai lì dietro? Che se sembra una cacca per quanto puzza. Robby, ti devo dire una cosa. Sì, adesso mi dirai che sei andato dai cavalli e hai preso la cacca. No. Ah, che cos'è questa roba? È la mia cacca. Che significa che è la tua cacca? Se vuoi te la faccio odorare. Scusa, adesso capisci perché devo andare? Perché hai portato la tua cacca in casa? Ma che problemi hai, Matti? C'è stato un inconveniente. Devo andare in bagno, devo andare in bagno.